L'importanza del dialogo nel rapporto tra adulti e adolescenti è il tema al centro del convegno sul disagio minorile promosso nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune. Un'occasione per riflettere alla luce dei recenti fatti di cronaca che sempre più spesso vedono i minori alle prese con alcol e droghe. La giornata vuole essere un momento di confronto per dare la parola ai ragazzi, ascoltare i loro bisogni. Diverse sono le scuole che hanno preso parte all'iniziativa, oltre alle associazioni genitoriali Ema Pesciolino Rosso e 31 Salvi Tutti, che hanno illustrato i loro percorsi e le loro proposte. Volevamo un approccio diverso, un approccio in cui non ci si ascoltasse soltanto, ma si partecipasse. E quindi abbiamo la partecipazione di un'importante rappresentanza di genitori che hanno vissuto anche delle esperienze molto forti, hanno dei vissuti molto, molto duri, anche molto difficili, e che possono raccontare ai ragazzi e nello stesso tempo ascoltare i ragazzi, raccontare invece il loro vissuto. È un momento di incontro, un momento in cui ragazzi e adulti si raccontano e quindi entrano veramente in contatto. Tra le testimonianze anche quella dei ragazzi che partecipano ai progetti adolescenti promossi dall'assessorato al welfare. Questo pensiamo che sia l'unico modo vero per costruire un percorso, per cominciare a parlarsi e quindi in qualche modo costruire degli strumenti con cui i ragazzi possono affrontare anche le difficoltà. I pericoli sono tanti, sono sempre stati tanti i pericoli per i ragazzi, però oggi forse sono molto più veloci, sono molto più aggressivi, molto più violenti, anche se virtuali. E quindi noi ci dobbiamo attrezzare in tal senso, non dobbiamo demonizzare, ma comprendere, capire e stare accanto a loro e cambiare forse accanto a loro.